Siamo con la presidentessa della Tutto Cuoio Paola Coia. Abbiamo già parlato anche con Campelli di questo problema grosso che ha investito la sua società. Nonostante tutto, insomma, avete messo in campo una squadra competitiva e diciamo, ripartite, credo, con la volontà, come ha detto Campelli, di raggiungere i playoff almeno. Mi fa ridere quello che No, dici. beh, Campelli evidentemente è un ragazzo di grande. È un bambino. Allora, quello che penso è, vabbè, al di là di fare i complimenti alla Massese e sperare e fare i migliori auguri, per il resto noi sappiamo benissimo, io ero al corrente, insomma, della situazione che purtroppo ci è capitata. È chiaro che quando poi vieni da un anno come il mio, vale a dire da una retrocessione, parti con tanto entusiasmo e ti trovi a dover affrontare il Covid. Che è qualcosa insomma più grande di me, non è facile prendere una decisione. Sicuramente la cosa più semplice era dire siamo rimasti in 14, tra l'altro purtroppo oggi a fine gara due ragazzi hanno presentato un risentimento, quindi sapete benissimo che io dovevo giocare mercoledì, non so se saremo in 11, però la cosa più semplice non essendoci retrocessioni è dire ci ritiriamo. Io ho parlato con i ragazzi, abbiamo detto di finché rimaniamo in 11 andiamo avanti e moriremo sul campo. È chiaro che oggi io non ho alcun obiettivo, ho ridimensionato il progetto, ma perché per poter accedere ai playoff, per poter vincere un campionato ci servono non solo una rosa di almeno 20 giocatori, ma serve l'allenamento, serve tutto quello che nel calcio è fondamentale. Noi veniamo da 10 giorni di quarantena, abbiamo avuto 4 giorni per allenarci, siamo scesi in campo, abbiamo ottenuto 45 minuti con dignità e di questo non posso che fare i complimenti al mister e ai ragazzi e poi sono venute fuori tutte quelle che sono. Cioè, non parliamo di. Io non, il Tutto Cuoio non è una squadra di amatori, perché oggi poteva sembrare questo. Nel momento A in me non è cui. sembrato, No, nel sinceramente. momento in cui non hai panchina, non hai gamba, però noi, non siamo, noi siamo una società che sta vivendo una situazione veramente drammatica. Non mi si è negativizzato nessuno, la rosa è questa. Due di loro oggi mi hanno detto che non stanno bene, quindi non so come se avrò la forza di arrivare a 11 per mercoledì, però è giusto onorare la maglia fino all'ultimo secondo. Quindi finché saremo 11 giocheremo e pazienza. Allora, è giustissimo aver detto la cosa del discorso della maglia, però io pensavo, anche cercando un po' di comprensione da parte delle squadre che dovrebbero recuperare, non è possibile magari tentare un rinvio, magari di qualche giorno? No, non è stato possibile. Ho chiesto al presidente Mancini perché ovviamente io devo recuperare, sono stata 10 giorni in quarantena, ora devo recuperare la partita col San Miniato, quindi se avessi avuto almeno una settimana forse era più semplice. Non è stato possibile, quindi io giocherò mercoledì, domenica e mercoledì. Spero di arrivare almeno mercoledì dopo i referti No, è una cosa. È una cosa, ora sorrido anche se a fine primo tempo ho pianto, non lo nascondo, perché è triste. È triste sapere di avere a casa ragazzi che non stanno bene e voglio fare i migliori auguri a Muscas, il mio portiere che insomma, sta soffrendo tanto a seguito del Covid. È triste trovarsi in una situazione del genere, non è facile. Devo dire che questi 14 ragazzi per me oggi sono stati degli eroi perché soprattutto hanno messo la faccia, ci hanno messo la faccia, perché io faccio un nome su tutti, Jacopo Fanucchi, che è un calciatore che ha il curriculum che tutti conoscete, venire a giocare dopo senza allenamento, senza squadra, senza ricambi, cioè non, ho fatto il nome di Fanucchi perché è il più vecchio della mia squadra, per non parlare di Bertolucci, cioè è da dirgli semplicemente bravi, bravi. Poi arriveremo, non so, a poter fare una, due gare, quello che mi dispiace perché sono 2 anni dove mi sta accadendo di tutto. L'anno scorso scelte tecniche mie sbagliate mi hanno fatto retrocedere. Quest'anno qualcosa di supremo che non posso gestire io, però è così. È il calcio e bisogna davanti alle negatività della vita, bisogna trovare o una cosa, il coraggio di assumersi le responsabilità e andare avanti. Due parole sugli avversari di oggi.
Allora, io non nego che faccio il tifo per la Massese, perché anche anni fa sono stata, insomma, vicino a loro. Non mi piacciono i colori della maglia perché sono interista, però il bianconero mi piace meno. Però è una bella squadra, è una squadra solida, è una squadra organizzata, individualità importanti. Io alcuni giocatori li conoscevo, qualcuno addirittura l'avevo anche cercato, ma avevo già chiuso l'accordo con la Massese. Non posso che fare i migliori auguri. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.